A Castellabate il luogo dell'incanto, Antonio Onorato Trio, il chitarrista che ha lavorato con alcuni tra i più importanti artisti e che ha alle spalle una carriera ventennale di successi, ha stupito il pubblico del Castello dell'Abate con il suo stile in continua evoluzione. Antonio Onorato, questa sera al luogo dell'incanto. Com'è stato questo concerto stasera? Il pubblico, c'era più o meno una processione più che una firma di autografi. E com'è stato? Dal nome un incanto, ma già a partire dal posto, è un posto incantevole, un castello bellissimo. Già ci ho suonato altre volte qui e si ricrea sempre la stessa magia. E anche già il luogo, poi c'è un pubblico molto caloroso sempre, l'organizzazione logistica impeccabile, tutto ottimo. Questa sera non era da solo però sul palco, ricordiamolo. Ero con Mario De Paola alla batteria e Angelo Farias al basso, che sono due miei vecchi compagni di viaggio. Visto anche che se ne andava un po' in giro per il castello, invece di restare sul palco, come mai? Vabbè, quello è un po' anche per andare un po' incontro al pubblico con questa chitarra senza cavo, no? E con un'antennina, e quindi anche per stringere ancora di più un rapporto più intimo col pubblico. Come l'ha ritrovata Castellabate, dato che ci viene ormai abitualmente di casa qui da noi? L'ho ritrovata sempre bellissima. Stavo nel castello, nei piani alti, dove c'è una bellissima mostra pittorica, no, di quadri e di sculture. Ma la scultura è il quadro più bello, c'erano dei quadri stupendi, no? Ma il quadro più bello era quella finestra che dava su Castellabate. Il nostro panorama. Sì. Però ho visto anche la capra, ha fatto un selfie con la capra perché è gettonatissima. No, la capra non mi piace, non mi è piaciuta molto, dico la verità, mi dava un che di satanico quella capra, quindi preferisco gli angeli. L'autunno cosa le riserva invece? L'autunno mi riserva altri concerti e dei lavori in studio di registrazione, perché sto preparando altri lavori discografici che vedranno la luce nei prossimi mesi. L'aspettiamo di nuovo qui nel luogo dell'incanto. Sono incantato.